Live Social. Ma buonasera cari amici ascoltatori di Radio Veronica One, sono Luca Curti e stiamo per iniziare con un'altra bella intervista di Live Social, interviste e storie. Questa sera siamo nel nostro salotto radiofonico in compagnia di Jacqueline Gbe di Apri Onlus. Buonasera Jacqueline e benvenuta. Grazie, buonasera Luca. È un piacere averti nel nostro salotto radiofonico ed è un piacere ovviamente di avere ospite gli amici di Apri Onlus, associazione che fa davvero tante belle cose e del bene per tante persone. Proprio la testimonianza è quella di Jacqueline che è qui con noi questa sera per raccontare innanzitutto i progetti che Apri Onlus ha fatto in Africa e poi per partire possiamo iniziare da quella che è la tua storia, come hai conosciuto Apri Onlus. Grazie Luca. Ho conosciuto Apri Onlus tramite Yolanda Bonino che all'Almater avevano organizzato la cena buio e avevo cucinato io e dopo questo mi ha detto guarda per i vostri progetti sull'Africa c'è l'Apri Onlus che vi può accompagnare, possiamo fare la cooperazione internazionale con Apri Onlus. Che bello. Beh, caspita, quindi così, vedi, da così li hai conosciuti e loro ti hanno subito invitato, hanno subito lanciato i loro bei progetti. Ecco, prima di tutto, dopo che abbiamo visto la tua storia, sono curioso di scoprire quelli che sono questi progetti che avete fatto in Africa con Apri Onlus. Grazie. In 2011 siamo andati in Africa a dicembre con Marco Bongi all'Institut des Aveugles, all'Istituto dei Non Vedenti e Povedenti d'Abidjan. Per fare un Natale ai bambini non vedenti e ipovedenti. Che bello. È stato il loro primo bello grande Natale fatto da Apri. Beh, devo dire, questa è stata una bella cosa. Immagino le reazioni dei bambini, come saranno stati felici per festeggiare, cioè come proprio una grande novità, insomma, per loro. Sì, è stato proprio diversa perché abbiamo fatto proprio Natale all'italiano, albero di Natale, giornalisti, canti, erano contenti, abbiamo ballato. Certo. E era, questo Natale era per il futuro, perché volevamo creare, aprire un centro audiovisivo per questi bambini. Qua siamo proprio all'Institut des Aveugles con Marco Bongi che tutti volevano toccare. Immagino, immagino. Ecco, ora noi stiamo facendo scorrere delle grafiche che sono proprio quelle di quelle delle foto che sono proprio di quell'evento. Vediamo appunto, abbiamo visto prima Marco Bongi, questo è sempre lui. Marco Bongi con il direttore e con un bambino non vedente. Ah, perfetto, perfetto. Che gli ha dato un computer. Certo. E poi invece abbiamo un'altra foto qui con tutti i bambini, ecco, con tutti i bambini a quell'evento, ecco. Dell'istituto. Tutti i bambini erano contentissimi, hanno ricevuto vestiti, bastoni, tavolette e certo. Computer. Beh, che bello, devo dire che è stato proprio un bel evento, una bella festa, assolutamente organizzato ovviamente appunto da Apri Onlus con Jacqueline e Marco Bongi. Che dire, devo dire questo ma non solo, perché avete fatto tante altre belle cose, vero? Sì, a dicembre di quest'anno siamo di nuovo tornati all'Institut des Aveugles per il nostro bellissimo Natale e Apri ha regalato un sacco di cose, video a granditore. Era proprio per la continuità dei nostri progetti, perché i nostri progetti sono veramente per poter aprire delle biblioteche. Certo. Per questi bambini, per accompagnare queste famiglie, ad aiutare meglio i loro bambini. Certo, caspita, quindi c'è sempre questa continuità, questo continuo interesse di Apri nel supportare ovviamente questi progetti molto importanti in Africa, perché ovviamente già in Italia alcune problematiche così sono comunque difficili, ma ci sono comunque appunto le associazioni e c'è un supporto. In Africa ce ne sono di meno ovviamente di associazioni così dettagliate come Apri, quindi è molto importante questo aiuto che state facendo. Io ringrazio te e ringrazio Apri per tutto questo, davvero questo aiuto che state dando. Che dire, allora, visto che abbiamo visto la storia tua di come hai conosciuto Apri, un po' di progetti ovviamente che avete fatto molto belli in Africa, sono curioso di scoprire qualche progetto futuro magari che avete già, che potete rivelare ai nostri ascoltatori di Radio Veronica One. Ecco, abbiamo un progetto veramente, io direi sempre grande e piccolo, però bellissimo. Il progetto è di aprire un centro
un centro d'accoglienza sì. per le ragazze di 12 anni a 25 anni e dentro l'APRI accompagnerà tutte le ragazze che noi raccogliamo in per strada certo. per accompagnarle su tutta la parte visiva, educazione, scolastica. Sarà proprio APRI a accompagnare queste ragazze non vedente e ipovedente. Caspita, devo dire anche questo è un altro progetto importantissimo, perché ovviamente è un aiuto essenziale che date, aiutate proprio, quindi hai detto, dalle ragazze molto piccole fino ai 25 anni. 12 a 25 Dai 12 anni. Dai 12 ai 25 anni, così anche loro potranno ovviamente migliorare, perché poi, come dicevamo prima in un'intervista precedente con il dottor Mario Vanzetti, ci sono alcune condizioni che si può migliorare molto con le tecnologie di adesso, magari per esempio l'ipovedenza o queste patologie così, non la cecità totale, possono essere migliorate molto con appunto l'aiuto della tecnologia, delle cure moderne, aiutate proprio anche a migliorare la condizione di vita in modo totale di questi ragazzi. Che dire, allora, io davvero ti ringrazio Jacqueline, ringrazio ancora APRI Onlus per essere stati nostri ospiti, ancora una volta aver trattato ancora di tutti questi bei progetti che avete fatto. E che dire, prima di salutarci però ricordiamo quelli che sono i vostri contatti, dove possiamo trovarvi per quanto riguarda innanzitutto il mondo dei social. Allora, su Facebook con APRI Occhi Aperti, ovviamente tutto attaccato, invece su Instagram con a.p.r.i/onlus, quindi APRI Onlus su Instagram, e invece su YouTube con APRI Onlus. Invece il numero di recapito telefonico che ci avete lasciato per essere contattati è lo 011 664 8636. Il vostro sito è ipovedenti.it e invece la vostra mail è apri@ipovedenti.it. Tutto corretto? Sì, grazie mille. Perfetto, grazie mille a te Jacqueline e grazie ancora ad APRI Onlus. Che dire, il tempo a nostra disposizione per questa intervista purtroppo è già finito, ma voi, cari amici ascoltatori, non andate via. Live Social continua. Live Social.